Aspetta. Sabato mattina, tempo di lavatrici, sono veramente mattina, no, cioè è sabato mezzogiorno. Sono uscita, ho fatto delle commissioni, ho accompagnato la bambina, ho fatto la spesa, eccetera, sono rientrata. Tra pochissimo viene mio marito, quindi è ora di cucinare, pulire. Sono uscita senza fare i letti. Sì, sono una donna da CDC, voi già questo lo sapete, sono sempre senza trucco e come vi ho detto su Instagram, se voi ligate, tracciate la linea sui puntini, esce un bel disegno e decidete voi quale. Quindi, visto che avevo un po' di energia, ho pensato perché non girare un video? E quindi, via alle mie solite giornate alla CDC, ai miei vlog, alla cazzo di cane, come sempre. Non mi dite niente, ma in questo pomeriggio è lunedì, che ore sono? Non lo so, le 6:30 passate, c'ho voglia di caffè. Devo mettermi al computer e quindi mi bevo un caffè. Sono sola in casa con Nicole, Antonio è un compleanno, è il suo primo compleanno della scuola elementare. Non lo festeggia quasi nessuno, è stato il primo compleanno quindi l'ho mandato, oggi aveva giusto però ho preferito farlo divertire. È dal compleanno, tornerà stasera verso le 8:30 alle 9, cioè tornerà, devo andarlo a prendere. E quindi sono io a casa da sola con Nicole. Nicole sta vedendo il tablet. Mamma, mettimi bambini che piangono. Non mi chiedere perché, però se io non sono normale, come posso pretendere che anche la mia famiglia sia normale? Cioè, quando dicono i tuoi bambini sono vivaci, tua figlia parla da sola, cioè Giussi, fatti delle domande, cioè tu come sei? Sei normale? No. I bambini sono normali? No. E allora tutto quadra. Cioè, sono figli a me. Sono figli a me. Solo per una cosa non mi capacito, come fa a essere mia figlia, perché piange in continuazione e si lamenta di tutto, cosa che non sono io. Ma vabbè. C'ha pure un padre questa bambina, no? C'ha pure un padre, quindi ci siamo dati una risposta pure su questo. Caffè, assolutamente caffè perché c'ho voglia. Mi metto al computer perché parte una newsletter per tutte le associate all'associazione. Profumo di caffè. E stasera mi faccio anche la pizza. Fanculo la dieta, fanculo che non sto facendo io. È lunedì, dobbiamo dare un tocco a questo lunedì. Vi devo svelare un segreto, tra virgolette. Sono stata invitata ad una trasmissione televisiva su Antena Sud che si chiama Seducente. Dovrei andare praticamente a registrare questa puntata e si parlerà di uomini adulti, del loro fascino,
parlo cinquantenni oltre, e del rapporto uomo, del rapporto d'amicizia uomo-donna, se ci credi, se esiste, se c'è o meno. Ero eccitata all'inizio al fatto di questa cosa nuova, di dover andare eccetera, ma che si è scemata veramente proprio in questi giorni al solo pensiero poi di dover andare, non essere a pranzo quindi con la famiglia, dover andare via, il martedì Antonio anche il rientro, quindi dover organizzare, dire no, andarlo a prendere eccetera, dover dare spiegazioni perché tu dove vai, cosa vai a fare a Bari, insomma, tutte queste cose qua mi ha un po' fatto passare proprio la voglia, il priscio, diciamo noi, si chiama priscio, il priscio di fare questa cosa. Quindi sto cercando di farmi venire voglia eventualmente, cioè di farmi venire voglia domani di andare a fare questa cosa, sperando che c'è il sole, perché voi sapete che sono meteoropatica, e quindi quando è brutto anche giù si diventa brutta dentro, si spegne, io mi spengo. Come le candele, dove c'è vento, si spegne, io sono così. Comunque. E vabbè, chi mi segue su Instagram lo sa che c'era questa cosa, è stata rimandata martedì scorso, si farà forse domani, che martedì. Datemi il supporto morale da lontano, non so quando vedete il video, ma datemi il supporto morale da lontano. Vi ricordate ieri che vi dissi che sarei andata a quel programma? Non ci vado più. Oh, Nicole che non sta bene, sinceramente, l'ultimo dei miei pensieri è quello di lasciare tutto e andare per un mio divertimento, proprio non ce la faccio. Mi spiace con la redazione per il programma, con la presentatrice, perché è una persona stupenda, ma no, doveva andare così, no. Tu non ci crederai, ma dall'ultimo video che ho fatto, cioè dall'ultima spezzone che avete visto, sono passati quei 3 giorni più o meno. E Madonna. No, e così era? Sa che era lunedì e ora stiamo a venerdì. Vedi tu come stiamo messi, mercoledì e martedì, vedi tu come stiamo messi. Un vlog alla CDC come sempre. Chi hai visto, il fantasma formaggino? No. No. Oh. Sì. Sì, allora, siccome davvero volevo, diciamo, concludere qualcosa in questa settimana, adesso no, vabbè. Questo vlog sa da fare. Latte. Allora, mentre andiamo a fare gli sponsali in forno, è una pizza rustica ricotta e spinaci e lo stendino qui perché fuori piove. Con i capricci di Nicole, che ti serve? Un bicchiere? Chi dice con questi capricci? Tu non fai mai capricci? No. No. No, No. mi sono confusa io, perdonami. Basta? Basta. Fammi vedere un po', basta. Allora,
gli sponsali gentilmente tagliati da mamma, perché mio marito ha questo amore per le cipolle, amore non condiviso. Si ci fia, ma vabbè, i mariti dobbiamo anche accontentarli. Che schifo, che schifo. Tu la mangi la cipolla, né? Sì. Anzi, no. Mangi? No, no. Manco domani. Io, mamma. Oh. Domani possiamo usare quella bottiglietta? Sì. Io già oggi l'ho portata. Allora. Vediamo se riusciamo anche a far vedere. Gira la ruota. Yeah. Okay. Come gira la ruota? No, ne giocavo, scherzo. Allora. Tutto tu vedi. Ci sei anche tu nel video. Con il succo. Ditemi, voi avete mai bevuto il succo? Cioè, allora, ditemi, voi avete mai bevuto un succo? Penso di sì, ma che l'abbiano bevuto? No, loro hanno detto di no. Hanno risposto, hanno detto di no? No. Ma che followers abbiamo, senza che bevono i succhi? Scusatemi. Li dobbiamo cambiare. Voi dovete comprarvi i succhi, che sono buonissimi. Le bruscine, i dolci buoni. Vero? La dieta mediterranea, fai sentire, fatta da bruscine, succhi, dolci. Fai sentire, mamma, fai sentire. Che cosa? Dico, queste qua sono cose buone, giusto? Sì. Che scherzi? No. No, è ovvio. Mica sono dolci, biscottini. Il sale, il pepe. Voi dovete bere. Perché sono così. Attenzione. Ma io vado a fare la pipì. Vai a fare la pipì. L'altra volta era la cacca, questa volta è la pipì. Saranno felici tutti quanti di sapere che abbiamo il nostro corpo che fisiologicamente funziona regolarmente. Ok? Bene. Ti hai visto il pepe nel bagno? Eh? Hai visto il pepe nel bagno? Sì. C'hai il pepe nel bagno? Portalo, ma. Come te, mamma, nessuno mai. Mettiamo in forno, sono stecchi. Oh. No, 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 cos'è che devi aprire? Stai ferma. Stai ferma. Facciamo uno sguiccio d'acqua. In forno per la gioia di papà, qui è fatto e adesso facciamo la pizza rustica. Sì. Ovviamente l'ho presa rettangolare anziché rotonda. Cosa vuoi da me? Che cosa vuoi da me? Se sono ricco, che cosa vuoi da me? E noi la facciamo diventare rotonda. Soldi, soldi. Ci servono i soldi, soldi. Ah ah. E beh, mamma, ci servono i soldi? Sì. E soldi, soldi. Ci manca 845 euro.
Ci mancano 845 euro? No, ma non ci sono. E l'abbiamo fatta tonda. Bene. Benissimo. Il programma si fa, la registrazione si fa, martedì si registra, se tutto va bene giovedì si va in onda. Non ho le uova. Come facciamo? Sto senza uova. E voi il latte. E voi le uova. Dimenticato il latte, le uova. Sono una madre proprio da CDC. Non è vero. Ehi. Non è vero, è vero, mamma? No, è una mamma che si scorda di me. Viviamo lo stesso. Ma che hai deciso? Nel frattempo parliamo di fatti seri. Parliamo di fatti seri e parliamo della questione in Sardegna, questione del latte, no? Ecco. Perché secondo me non se ne è parlato abbastanza, o possiamo pure dire che non se ne è parlato proprio. Perché ovviamente ho fatto la mia denuncia su Instagram, la faccio anche qua. È qualcosa che può portare qualcosa di impopolare, no? Cioè, si può parlare d'altro, si può parlare di tante cose frivole, ma toccare un argomento serio anche dalle grandi, dalle big qui su YouTube e là su Instagram, no. No. Hanno scassato i maroni con Sanremo, hanno scassato i maroni con tante altre cose. Ma la si lamenta! Arrivo, arrivo! Però, dalla pausa del latte, a noi poco ce ne frega, perché dei problemi degli altri, quando non toccano a noi ce ne sbatte, agli altri se ne sbatte. Giusto per dire che io sto con loro, io sto con voi. Li puoi dare uno a loro? Sì, loro c'hanno da mangiare le cose loro, aspetta. Io sto con voi, io sto con loro, io sono con voi con la protesta, la mia voce è impopolare, sono una delle poche, magari che ne ha parlato. Però è la dimostrazione che combattere insieme per uno scopo si arriva comunque poi ad ottenere qualcosa. È quello che dovremmo fare un po' noi del sud, un po' noi tutta Italia, visto questo governo che ci sta un po' mettendo con l'acqua alla gola. È una questione, diciamo, non molto leggera, eccola, chiamiamola così, quindi da affrontare. Magari voi potete essere o non essere d'accordo, però questo è il mio pensiero. Detto questo, questa è la torta rustica con gli spinaci e con gli spinaci alla ricotta. C'è un odore di cipolla allucinogeno, allucinogeno. E adesso mettiamo in forno e buona cena.